Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle nuove divise da gioco della Juventus Football Club 2018-2019 e più precisamente la divisa home e la divisa del portiere, perché le altre, la away e la third, ancora non ci sono, però le prime due maglie che sono ufficialmente in commercio, perché se andate su Juve Store potete acquistarle, ma anche se... Tra un po', ricordo sempre, lo potrete trovare anche su Calcio a Basso Costo, sempre il link nei commenti con il codice sconto del 10%. E ovviamente sono le magliette che la Juve userà già sabato, quindi chiuderà la stagione con queste magliette. E quindi ci tenevo a dire la mia. Cominciamo con la prima. La prima che è questa. Faccio io il ting del... Allora, la maglietta secondo me è molto bella, da vedere. Non è da Juve, forse, non è che mi fa impazzire. Soprattutto la roba che è inguardabile è quella patch patacchata nera con la scritta Jeep. Ci sta lo sponsor, ci devi scrivere Jeep, però un bordo più spesso senza la patacchata nera secondo me rendeva la maglia molto più gradevole. L'idea non era male, secondo me la patacca, io la chiamo patacca, rovina tutto. Rovina veramente tutto perché oggettivamente secondo me perde un po', perde troppo, sembra un'H di un ospedale, no? Non avete presente l'H di Alma, oggi ho sentito dire, e quindi non mi fa impazzire proprio perché la patacca secondo me mi piace molto il retro. Che ho solo intravisto, non ho una foto qua se non la postavo insieme a questa qua, e devo dire che ho visto il retro non è male, con questo sfumato un po' non è male. Il davanti onestamente non sarebbe male come idea se non fosse per questa patacca nera, lo ripeto ancora, e secondo me l'unica cosa che hanno sbagliato di questa maglietta è proprio quella, perché poi per il resto ci sta un anno con le strisce larghe, un anno per fare qualcosa di diverso, avere le strisce molto larghe, anche se 2 anni fa già l'hai provata e quest'anno è più bianca che nera la maglia, però insomma poi vediamo come giocheranno i ragazzi con questa maglia su. Ripeto, maglia che secondo me ci potrebbe anche stare se non fosse per quella cosa lì che c'è. C'è una scritta Jeep senza bordo nero, ma solo con i bordini proprio delle lettere più pesanti, sarebbe stato secondo me meglio. Veniamo alla seconda maglietta, la maglietta del portiere, che è questa qua. So già che cosa state pensando, è una maglia da tamarri, è una maglia proprio pacchiana, ma ha anche dei difetti. Questa è una maglia che a me piace tantissimo perché a me piacciono queste cose un po' estrose. So benissimo che può essere anche qua considerata patacca, però a me non dispiace, anche se tamarra non dispiace. Ogni tanto rompere la monotonia delle maglie dei portieri fa bene. Avevamo le maglie monocromatiche in questi anni, a parte quella di Buffon di 2 anni fa, di 2 o 3 anni fa, quando aveva quella stile Zoff, che credo che sia una delle più belle. Quella di quest'anno, secondo me, nera, credo che sia la più bella in assoluto che abbia mai visto, e ho la fortuna di avercela, grazie a maglie a calcio a basso costo, l'ho presa da loro. E niente, stavo dicendo appunto che questa maglia qua rompe un po' gli schemi e ci sta, mi ha ricordato un po' le prime maglie di Buffon, se ve le ricordate c'era una maglia gialla con le ossa quasi disegnate, sembravano le ossa qua del torace. L'anno dopo, quella, per intenderci Manchester, la maglia aveva gli addominali disegnati, quindi sono quelle maglie che rompono gli schemi e che a me ogni tanto piacciono. Chiaro che se poi l'anno prossimo ci ripresentiamo con una maglia simile a questa, diciamo che non sono proprio d'accordo, però questa mi piace e sarà probabilmente la prima maglia che mi comprerò. Quindi alla fine io collezionista di maglie lo sono e probabilmente le comprerò entrambe. Che voto do? Diamo un voto sommario. Alla bianca do un 5 e un 5, che sarebbe 6 se non ci fosse stato, se non addirittura più alto del 6, gli do 2 voti in meno, perché poteva anche essere 6 e mezzo, perché l'idea non era male. 6,5-7, ma gli do 5 per, ripeto, la scritta col sfondo nero. Lo sfondo nero non doveva esistere. La maglia del portiere io gli do 7 perché a me piace tanto, anche se so che tamarra, è brutta, è pacchiana, quello che volete, a me piace tantissimo. Quindi i miei voti sono questi: 5 per la prima e 7 per la seconda.
E ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video e in attesa della Away e della Third, io non mi resta che salutarvi a me e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!